questa modalità, essendo la giornata dell'Open Day. Ringrazio i presenti, ma ringrazio anche la professoressa De Marco che... Marcello! E vabbè, quello poi è un altro discorso. Però già la presenza, la sua presenza è importante, anche perché... Da questo momento in poi, dal 45 in poi, gli artisti, pur conoscendo approfonditamente la bellezza che apparteneva al mondo greco, quindi quell'esterno di questi artisti, intanto è proprio Ansel Keith, che appare Tiziano. Vi mostro delle immagini per farvi entrare in quel momento, perché secondo me, nonostante alcuni film meravigliosi, penso per esempio Sinfonia d'Agosto di Akira Kurosawa, ma sarà impossibile entrare in quel. Questa è l'ombra, è la traccia di un corpo umano al momento della deflagrazione. È stato sul muro impresso quest'ombra, questa qui e quest'altra, sinfonia della catastrofe, come hanno fatto Wenders e Kiefer nel film appunto Ansel, che è stato nelle sale, non so se c'è ancora, io sono andata a vederlo, e devo dire che l'equilibrio che ha avuto di Wenders di non sovrastare la portata del messaggio di Kiefer è stato questo percorso dell'arte contemporanea che vive l'olocausto, che vive la precarietà, che vive la rovina. Le rovine che vengono narrate, ma le rovine che vengono anche messe in mostra. È la vita di Kiefer che per alcuni anni si muove, tirate al velo d'oro a Giasone. La memoria non si forma nel momento in cui nasciamo, viene da più lontano, ha in sé esperienze fondamentali che si sono accumulate migliaia di anni. Quindi mettiamo in dialogo noi, Marcello Sestito e voi, con uno dei protagonisti sicuramente assoluti di questo periodo, che è il dopoguerra. E cioè, che si richiede un cambiamento nell'essenza e nelle forme, e soprattutto si richiede il superamento della pittura, il superamento della scultura, della poesia e della musica. Un po' con la mia attività di ricerca. Quindi... E anche minatore. Minatore l'ho messo io. Minatore, per cui una buona, diciamo, definizione potrebbe essere data, diciamo, sul rapporto che intercorre per esempio tra la macerie dell'edificio e secondo me a pari di quello di Borromini farà molto discutere ancora. Diceva, allora sai che faccio? Lo invito a cena. Lo invito a cena e il libro non l'ha fatto più. Era Ungers. Congressi su Utopia. Aveva invitato tutti, Ceccato, Tafuri, Gildo Loftus, il povero invitato a Dio. Sindone in sé. Cioè il riferimento sinfonico, d'altra parte Sindone, cos'altro era, mi ricollego a Venezia, se non una coperta. Il Cassiodoro. Cassiodoro che fa la prima casa editrice a Copanello, con il Vivarium, e poi ovviamente i vari Campanella. Però c'è tutta una tradizione, diciamo, ho scritto molto su questo saggio, c'è tutta una tradizione che fa sì che proprio la Calabria sia una terra, diciamo, di pensiero. La casa della mamma, una mamma con cui vi racconto un altro aneddoto. Un giorno andiamo al mare con Mimmo Rotella. La mamma mi consegna un cestino di plastica, quelli dell'asilo nido, con un panino, un'arancia, una banana, e mi dice, mi raccomando Mimmo, Mimmo aveva, mi passava 47 anni. Cioè... How much suffering exists in the world? In the work itself, it doesn't represent necessarily just suffering. It's iconography, symbols of subjugation. And what is actually the composition of this sculpture we're looking at is it is actually what someone who's a resilient subject matter and is not a passive subject matter. It's somebody who's a strong. I could compare this with San Sebastian, really, if I wanted to compare this to any other sculpture in the past. That would be more closer to the idea of San Sebastian, because you see that there is
a resilient body is someone that is not subject, is subjected to pain, which is as a sculpture representing an idea, representing reportage images. But in fact, this is kind of more about resilience than suffering. Questo lavoro, che poi per certi versi potrebbe anche essere associabile a quella che è la ricerca di tantissimi artisti internazionali che più o meno conosciamo, quello che voi vedete è la prima mostra in Italia come esposizione che fa
Armesh, anche se lui già ha partecipato ad esposizioni internazionali come Art Basel, Plas Londra, lui vive tra diciamo New York, proprio la capitale britannica. Ma la cosa importante è la ricerca che lui fa attraverso anche quelle che sono le fonti, fonti di immagini, iconografiche, indipendentemente che si tratti di fonti che possono essere deducibili dalla storiografia artistica, no? Avete visto qui no, il confronto con Donato Bramante piuttosto che con Michelangelo Buonarroti, quindi due artisti appartenenti al Rinascimento. È anche vero che c'è l'idea stessa di quella che è il rapporto della censura o della perquisizione, quindi qua non c'è soltanto il canone ideale, no? Quello ideale del bello, no? Tornando anche ad identificare ciò che gli artisti in questi ultimi 20-30 anni, secondo il mio punto di vista, stanno cercando di recuperare attraverso l'immagine, la narrazione, la cronaca. Lo fa Armesh, lo fa in forme alternanti anche a Francesco Pezzoli, lo fa nelle Gazing Bull, ad esempio nella serie dedicata alla Gipsoteca, un artista come Jeff Koons. L'idea di recuperare lo spazio, ma soprattutto in questo caso avete visto gli indumenti, no? Le mutande, non è un segno soltanto di voler provocare, ma di fatto alla base è l'ultimo indumento che durante una perquisizione, quindi qua c'è anche la relazione tra il reportage, meglio dire, le varie riviste, pensiamo a Vanity Fair, Life, che negli anni 70-80 lui da giovanissimo, allora studente, ha raccolto. Ma è la messa in moto del medesimo dramma, che siano quelle di Michelangelo, che siano quelle sofferte, diciamo, per la perquisizione, però possono esserci diversi tipi di drammi. Quello è lacerante perché c'è la messa in moto di un corpo che viene distrutto, no? Ma non si può distruggere solo il corpo, si distrugge anche lo spirito. Quando gli hanno messo le mutande a Michelangelo, hanno distrutto lo spirito di un'epoca. Quindi, diciamo, cos'è? L'umiliazione. Quindi un'umiliazione di un'epoca, e quindi, diciamo, a volte non si sa cos'è più drammatico, diciamo, in queste cose, anche perché i corpi, è vero che abbiamo un corpo solo e si muore una sola volta, diciamo, però le generazioni che si susseguono possono vivere il medesimo dramma. Quindi l'umiliazione è un dramma che è stato perpetrato per molto tempo, diciamo. Quella cosa delle mutande alla Cappella Sistina è una cosa che, cioè, non a caso è passata la storia come una delle più grandi mistificazioni dell'arte. C'è un'altra cosa che volevo dire a proposito del dramma. La prima immagine che hai fatto vedere dell'ombra, del bimbo prima della deflagrazione, per uno strano, quando uno fa degli incontri non c'è un modo organico di procedere, no? C'è sempre un modo, diciamo, addizioni successive, sono addizioni su addizioni, per cui poi magari il risultato è nella mente degli ascoltatori. E sono state delle cose, secondo me, molto interessanti, che ritornano anche nel mio pensiero, quindi cose del tipo la storia è un ricominciamento continuo. Io penso sempre al problema della contemporaneità. C'era, io ho preso questa frase dal concetto, dal libro che viene fuori, insomma, dalle riflessioni di Marcello Sessito, quando dice, appunto, che è una frase poi recuperata anche dalla prof. De Marco, quindi scusate, ecco qua. L'identità dell'uomo è ormai irrimediabilmente infranta, no? Quindi la capacità chiaramente di ricostruire, perché noi ci troviamo in un'epoca in cui il bisogno è quello di riconnettere i pezzi, perché è molto difficile, quindi, avere un'immagine unica rispetto, diciamo, alla complessità di quello che ci succede.
Mi trovo perfettamente sulla questione che l'immaginazione sia direttamente proporzionale al grado di conoscenza. Perché è chiaro che tutti abbiamo facoltà immaginativa, ma solo la conoscenza ci porta a un livello, diciamo, che dal particolare arriva a un senso più universale. E poi il linguaggio dell'architetto, che mi sembra una cosa molto molto interessante. Come pensa un architetto? È la stessa cosa che mi domando sempre, come pensa uno scienziato, no? Quindi il tentativo di entrare in questa visione, no? Quindi una visione che paradossalmente, come dire, supera la realtà. In realtà, scusatemi il gioco di parole, la realtà non esiste. La convenzione del paesaggio sul 2000 dice proprio questo, dice che non c'è una percezione, non esiste un paesaggio come un'entità fissa, il paesaggio è sempre frutto delle relazioni che avvengono tra la dimensione esterna, quindi la situazione dell'ambiente, e l'intervento dell'uomo, quindi è sempre ha sempre a che fare con la percezione. Quindi anche della notte, prima stanza, eliminato l'ingresso dorato del padiglione, viene sostituito. No, loro viaggiano con la mente. Con un ambiente scarno e povero, c'è un casottino di lamiera dove prima timbravano gli operai, oggi i visitatori entrano in turnazione, si entra in questo ambiente, in questa stanza che è completamente abbandonata. A dei montacarichi e dei macchinari che sono inutilizzati. L'inutilizzazione è fondamentale perché solo quando le cose cessano di funzionare esprimono altro. Nella seconda stanza si entra, ci sono solo dei tubi aspiranti che pendono dal soffitto, poi c'è una scaletta laterale che porta a una sorta di, dovrebbe essere la casa probabilmente del custode, dove addirittura non c'è più niente, non c'è più il letto, c'è solamente... destino delle comete, quella frase finale dell'articolo Il vuoto del potere in Italia, pubblicato da Pierpaolo Pasolini sul Corriere della Sera del 1 febbraio 75, probabilmente suggerisce a Tosatti il finale sostanzialmente è un modo che tecnici, quindi in base a dove l'artista stava produceva il lavoro in corso d'opera, quindi la grafica aveva un proprio vincitore, all'epoca vinse Ezio Gribaudo per l'incisione, poi vinse anche Fontana, poi ci fu anche Juro Le Parc che vinse, che poi noi, no, il gruppo di ricerca dell'arte visuale, la Francia, quindi quello era un momento perché avevamo Munari, avevamo Gillo Dorfles che tra l'altro fu il fondatore del MAC, il movimento d'arte concreta, perché spesso tutti se lo dimenticano, ma parallelamente anche allo spazialismo nasce anche il movimento d'arte concreta, che andava in antitesi con l'informale, che tra l'altro l'informale non era nato in Italia ma era nato in Spagna con Tapies. Quindi le relazioni di tutti questi artisti in quel momento storico, dei quali loro stessi si facevano portatori di sviluppo di ricerca, quindi non era tanto il fare arte, il produrre arte, ma era indirizzare l'arte, ok? Indirizzare l'arte è stato fondamentale. Quindi io credo che... E sarebbe interessante, perdonami, seguire parallelamente a questa evoluzione di ricerca quello che avveniva nelle accademie di belle arti di quei tempi. Lo dico per avere un'immagine specchiata di quello che avviene. Che è stato affrontato su diversi livelli, che forse potremmo riassumere con tre percezioni, non prospettive, che sono anche tre parole diverse che noi usiamo con una grande confusione, forse per dire la stessa cosa, ma che in realtà con la drammatizzazione hanno qualcosa a che vedere, ma in maniera estremamente diversa l'una dall'altra. E cioè, davanti a tutte le forme di drammatizzazione, quella da cui siamo partiti, ovviamente, no, nella dimensione dell'atomica, causano il ricordo che noi possiamo altrimenti definire rimembranza, no? Quindi, oppure addirittura un rammentare. E noi in queste tre parole in realtà facciamo una grande confusione, perché poi il ricordo tocca il cuore, etimologicamente parlando, il rammentare ci torna alla mente, e invece evidentemente rimembrare è la dimensione corporea. E questa grande drammatizzazione che poi abbiamo visto con i tanti esempi, anche nelle diverse, appunto, percezioni e non prospettive, mi faceva pensare anche un'altra connessione poi con l'opera barra opere che abbiamo visto a
Venezia, e cioè quel richiamo alla più grande drammatizzazione che è almeno da, non solo per chi ci crede, ma perché comunque nella storia della cultura ha avuto a che fare con l'incidenza del cristianesimo, è la Passione. Non voglio soffermarmi su questa parola perché sarebbe altrimenti un dilungarsi, però mi veniva un'ulteriore connessione in relazione a questo momento, la drammatizzazione, cioè la Passione, nell'ambito del riferimento invece all'ombra, opera, non opera, proprio in relazione allo scoppio dell'atomica, e cioè quella sorta di fotocopia dell'anima che può essere effettivamente vista anche come una proiezione, anche quella è una percezione, ma soprattutto il riferimento è proprio quello sindonico, no? Di quella emanazione di luce, che appunto nel nucleare, nello scoppio del nucleare, che causa un arrestarsi del tempo.